Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Questo video è alquanto improvvisato, in quanto nasce sostanzialmente dopo aver scritto un articolo su Gamelite che potete trovare qua in descrizione. Praticamente alla fine articolo mi sono reso conto di non essere riuscito, forse tramite la parola scritta, a dire tutto quello che volevo dire riguardo all'argomento. L'argomento in questione è il budget, o meglio, quanto il budget possa fare la differenza, budget e marketing, mettiamola così, tra quanto questi due aspetti possano fare la differenza tra un gioco considerato capolavoro, AAA, Super Master Mega Uber, e un gioco sì che esce, però che resta, diciamo, nei bassifondi, o chiamiamolo gioco di serie B, tra virgolette. Che però magari ha al suo interno delle idee che potrebbero mangiare gli gnocchi in testa, come si dice dalle mie parti, magna gnocchi in co, al gioco AAA di turno. Cioè parliamo di giochi magari di serie B che, come direbbe Frusciante, levano di culo, contrariamente a giochi AAA che magari sono sempre la stessa cosa. La questione è, in soldoni, perché si tende a dare magari maggior supporto economico, pubblicitario, tutto quanto a, in questo caso, parlando di Ubisoft, citiamo, non so, un Assassin's Creed 4 piuttosto che un Valiant Hearts. Esatto, proprio Valiant Hearts, perché l'articolo scaturiva proprio dall'annuncio di questo videogioco. Che cos'è Valiant Hearts? Valiant Hearts è un videogioco prodotto da UbiArt, comunque pubblicato da Ubisoft, quindi Ubisoft Montpellier, mi pare, sì, Ubisoft Montpellier, quindi è un prodotto interno alla casa francese. E praticamente che cos'è? È un videogioco ambientato durante la prima guerra mondiale. Noi seguiremo le orme di questi, mi pare, 4 o 5, forse uno l'hanno tagliato, quindi sono rimasti in 4, questi 4 personaggi che praticamente vedranno con i loro occhi, insomma, gli orrori della prima guerra mondiale. Sì, c'è un trailer abbastanza bello che però spoilera un po' troppo, quindi magari cercatelo, però vi dico occhio a guardarlo perché dura 1 minuto e 50, guardatevi magari i primi 30-40 secondi e basta. Questo è un consiglio mio. Comunque ripetevo, questo gioco che segue le vicende di questi personaggi che si muoveranno tra i campi di battaglia della prima guerra mondiale, ci saranno queste storie che si intrecciano, dici, beh, dici wow, no? Cioè come concept dici cazzo, ci siamo, no? È qualcosa di nuovo, perché Prima Guerra Mondiale io non ricordo di averla mai vista, o sicuramente non nelle ultime due generazioni trattate in questo modo qua. Abbiamo comunque delle tematiche abbastanza mature, perché si parla di guerra, in questo caso della prima vera guerra moderna della storia, quindi con leva obbligatoria, scenari di battaglia assurdi così, e quindi sapete, cioè, era molto sentita all'epoca, così come è molto sentita ora, che tra l'altro ricorre il centenario, perché 14-14, quindi è, diciamo, anche una cosa forse voluta, no? Averla fatto, aver pubblicarlo proprio quest'anno. Quindi, insomma, c'erano le carte in regola veramente per un prodotto che dici, ci siamo. Cioè, io appena ho letto, senza aver visto ancora nulla, appena ho letto, stanno lavorando su un prodotto del genere, ho detto, ci siamo. Questa è next gen, ho detto subito. Perché ho detto idea fresca, non è qualcosa di trito e ritrito, è una nuova IP, sembra una cosa molto interessante, però cosa è successo? Ci si è messa di mezzo Ubisoft. Ci si è messa di mezzo Ubisoft in che modo? Sostanzialmente, come dicevo prima, relegando il prodotto a prodotto a basso budget. Quindi gli hanno dato pochi finanziamenti, pochi soldi, e ricordiamo comunque che sarà Ubisoft Montpellier, sarà UbiArt, quello che volete, però, cioè, volendo, si può finanziare coraggiosamente un progetto del genere. Loro hanno detto, no, ti diamo poco budget e tu fai un gioco di questo tipo qui. Qua magari lascerò scorrere qualche immagine. Quindi vedete, grafica cartunesca, che dovrebbe essere tra l'altro lo stesso motore grafico di Rayman, The Legends forse, qualcosa del genere, insomma, che è lo stesso forse anche di Child of Light, tra l'altro. Quindi grafica di questo tipo, un gameplay che sarà molto risicato, perché si parla di enigmi ambientali,
però non si sa bene, hanno fatto vedere anche nel trailer c'è qualche fase, c'è questo carro armatino che va avanti stile Metal Slug a sparare agli aeroplanini. Ecco, e già un pochino ho detto, ferma tutto, ferma tutto. E mi è sembrato, sinceramente, una buona idea buttata un pochettino via, buttata via. Mi è sembrato semplicemente che o Ubisoft non ci abbia creduto fino in fondo, quindi ha detto sì, fa bella idea, una pacca sulla spalla, ha detto però ti mettiamo questa grafica qua, ti mettiamo il gameplay e un calcio nel culo, grazie, arrivederci. Cioè, mi è sembrato che la situazione sia questa. Di contro c'è magari chi può dire, ma no, sa, guarda che è fatto volutamente in questo modo qua, cioè con questa grafica qua, così cos'ha. Ok, mi sta bene, però allora torniamo al discorso iniziale. Cioè, perché con un concept del genere vuoi fare una cosa così? Vi pongo la questione, cioè la questione vera è, provate ad immaginare un gioco con queste caratteristiche qua, che abbia però una grafica fotorealistica next gen, che abbia delle meccaniche che uniscano non so, un The Last of Us a un survival, uno stealth con componente action, cose così, non so, attraverso le distese, i campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, magari con accenni free roaming, esplora, vai, cerca di non farti beccare dai soldati, così, magari con anche fasi di sparatoria, non so, assalti alle trincee con centinaia di uomini e tu sei in mezzo lì in terza persona ad andare avanti. Provate ad immaginarlo. Vi sto dicendo ciò perché questo concept qua era uno dei videogiochi che tanto tempo fa dissi: ah, se io fossi uno sviluppatore creerei una roba del genere. E forse è anche per questo che un pochino mi sento tirato in causa e che mi viene un po' a rammarico a vedere che un prodotto viene realizzato in questo modo, quando aveva tutte le carte in regola per diventare, diciamo, tra virgolette, il nuovo The Last of Us. Quel gioco AAA che riuscisse ad essere forse anche il vero primo prodotto next gen, forse. Come, ripeto, unione di un lato tecnico formidabile e un concept nuovo. Nuovo, sta tutta lì la cosa. Io non capisco perché con un concept nuovo di questo tipo qua lo si debba relegare a gioco bidimensionale che per quanto sia accattivante, per quanto comprerò, perché esce il 25 giugno, mi pare, questo gioco, non si sa ancora se esca come c'è il Dovlight in versione scatolata, però uscirà sullo store. Ecco, non so se solo next gen, solo Play 4, Xbox One e PC, non lo so, non mi ricordo, scusate, lapsus. Lo comprerò sicuramente, cioè, ripeto, è accattivante, però proviamo a pensare, ripeto, con un concept così, se fosse stato realizzato in un altro modo. Gente si strapperebbe i capelli, parleremmo di capolavoro, probabilmente ancora prima dell'uscita. Quindi, quanto il budget, quanto il marketing, in questo caso la scarsa pubblicità e tutto quanto fanno la differenza secondo voi? Se la fanno, perché uno può dirmi: no, guarda, io a me va bene che il gioco sia così, io ti dico: secondo me non riesce a rendere bene quello che vuole trasmettere. Secondo me, e ripeto, il rammarico è quello di dire: potevano fare qualcosa di grandioso e invece fanno questa cosa qua che potrà essere sicuramente apprezzabile. Qui per carità non ci metto, cioè, se dovessi scommettere 100 euro, scommetterei sul fatto che sia un bel gioco, non che sia un brutto gioco. Però, ripeto, avevi un concept del genere, perché non sfruttarlo al 100% delle possibilità, visto che Ubisoft, perché sei tu in questo caso, il budget ce l'avevi. Vuol dire che non hai creduto nel progetto. Vuol dire che hai detto ai ragazzi di Ubisoft Montpellier: bravi, avete fatto qualcosa di carino, originale, però non è così mainstream da garantire un'entrata economica certa. Quindi magari temendo il flop hanno detto: beh, te lo facciamo uscire in questa maniera qua. Il problema è che ragionando così non si va avanti.
non si va avanti, vedremo sempre le stesse cose, fatte sempre allo stesso modo, saghe infinite, trite e ritrite. Tra l'altro è uscita oggi la notizia tremenda, che io ho colto in maniera tremenda, che BioShock proseguirà, quindi per, nonostante non ci sia più Levin, nonostante in realtà tutto sia stato chiuso, loro vogliono proseguire perché, perché la saga è di successo, quindi bisogna andare avanti per forza. Errore madornale, già col 2 hanno fatto la cazzata, non oso immaginare che cosa faranno con i prossimi BioShock e soprattutto come li incastreranno, sono proprio curioso di vedere. Non so, hanno fatto la città sotto il mare, la città nel cielo, adesso faranno la città nella grotta, non lo so, vabbè, non oso immaginare che cosa potrebbero fare. Valiant Hearts potrà anche essere un bel gioco così come è realizzato, però avrebbe sicuramente avuto un impatto diverso, un impatto maggiore, un impatto più distruttivo in senso buono nel mercato videoludico se fosse stato realizzato in tutto e per tutto come un gioco AAA, come un gioco canonico, usiamo questo termine, come un gioco canonico, secondo me. Molti dicono magari no, non avrebbe avuto lo stesso impatto. Per me avrebbe avuto un impatto maggiore, sicuramente. È come dire, The Last of Us fosse stato realizzato in bidimensione con il gameplay che fosse, non so, schiaccia XXX per coltellare il tipo, vai avanti in bidimensione. Fosse stato realizzato, i filmati fossero stati, non so, delle immagini ferme col dialogo sotto, avrebbe avuto lo stesso impatto. Oppure provate a pensare al vostro gioco preferito, il vostro gioco, diciamo, AAA preferito, e immaginatelo con una grafica cartunesca, senza filmati magari con attori veri, con dei dialoghi un po' così, con delle meccaniche un po'... Avrebbe avuto lo stesso impatto su di voi? Scommettiamo di no? E anche per quest'oggi era tutto. Come sempre vi invito a commentare, ci tengo veramente molto, commentate, fatelo, perché voglio sapere la vostra opinione riguardo questo argomento, perché è molto... è una cosa che sento molto, sia perché è proprio il gioco, cioè Valiant Hearts, che ripeto, era un concept che avrei voluto vedere realizzato in un altro modo, sia perché comunque l'idea di base comunque del discorso, il budget, il marketing fanno la differenza, in che modo la fanno, è secondo me un argomento di discussione piuttosto interessante. Quindi commentate, fatevi sentire, in descrizione come sempre trovate tutti i link utili, pagina Facebook, sito di GameLight sul quale scrivo gli articoli, mannaggia voi, leggeteli ogni tanto. E niente, io vi ringrazio tutti per la visione, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti da Safe.